quanti anni hai, perché hai una maturità davvero che mi sorprende, no? Tu sei non piccolissima, ma quanti anni hai? 27. 27, ma è una ragazza molto profonda, molto matura, Sharon. Lo è di suo e ha ricevuto un'educazione straordinaria. Da una famiglia incredibile che è diventata la mia famiglia. Che bello! Ma la tua famiglia dov'è, Sharon? È a Miami? Sì, tutta la mia famiglia è a Miami. E voi vivete un po' in Italia e un po' a Miami? Sì, sì, sì. Anche per stare vicino? Anche per stare vicino a loro? Sì. Perché lui ha avuto... vuole che anche la bimba cresca della parte della mia famiglia e io apprezzo tantissimo perché per me è importante anche. Chiaro. Che cosa ti commuove? Amore. Mi commuove, a parte che con l'età tutto mi commuove di più. E quando arrivi la mia non sai i pianti che me faccio io. Lo voglio dire. No, io non ho paura di commuovermi, Mara. Guarda che essere io uomini... Io credo che sia una manifestazione di forza. Assolutamente no. Sì. Il non dover occultare un momento di commozione, perché è una delle sensazioni più profonde che l'animo può sentire. No? Di lei mi commuove continuamente, e nel senso che basta che la guardi, non è che devi... C'è tanto da parlare. C'è tanto da dire. Beh, adesso... Io con lei parlo molto, noi parliamo molto, però è una donna straordinaria che, come ripeto, ha capito esattamente da che lato doveva prendermi, come doveva farlo, con che tempi, con che ritmo, quando essere ferma, quando essere un pochino più flessibile. Io ero un pianoforte e lei mi ha suonato divinamente. Proprio una cosa... E poi è arrivata Blu Gerusalemme. Sì. Era programmata, ve l'aspettavate, la volevate. Cioè, com'è stato? Perché... Io che ti seguo, ho visto quando hai dato la notizia, quando avete dato la notizia e poi quando avete detto, avete con quella roba di cosa rosa che arrivava, abbiamo capito tutti che era una femminuccia, Sharon. Sì, che emozione tan grande. Il ruolo più bello e meraviglioso che uno può avere nella vita. Allora, Gianluca... Siamo innamorati. Scusa Sharon, io tiro fuori i fazzoletti perché ho un filmato proprio. Ah, lei ce l'ha già! Fallo vedere! E vedi che è straordinario. E allora questo è proprio dedicato alla vostra bellissima bambina. I'm very happy to announce and share with you that Sharon and I are waiting for a baby, and she will be the mother that I always dreamed about for my baby. Bene, facciamo progetti per questa nostra vita che ha tanti difetti e a volte va in salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale. Non amor, spiegare. Who is your favorite person in the world? Blu Gerusalemme Vacchi. Da questo momento io, oltre che per sua madre, vivrò per lei. Amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho
paura, ma così non ho paura mai. Queste sono le lacrime di gioia che dicevamo prima, no? Il fazzoletto? Sì. Io ti do pure un bacio, però, perché tu sei troppo tenero. Grazie per questo video, bellissimo. Anche a te, Sharon, eh? Scusate. Insomma, io pensavo, va, chi balliamo, cosiamo, faccia, guarda qua. Se, non so. Dammi, amore, dammi. No, perché è un po' un patrimonio quella cosa. Vuoi lì. Vuoi tenerlo? No, nel senso che siccome le lacrime di vacchi. Ci emozioniamo abbastanza, è un patrimonio quella meglio cosa lì. Meglio che lo lì. Tieni, va, che non abbiamo ancora finito. Io sono un... No, capisci che Sharon, parlami della vostra bambina.